Buonasera a tutti, benvenuti e stasera siamo qui come da tradizione, un po' più giovane del resto del premio la sezione Nuvole Strisce, però lo stiamo portando avanti con grande entusiasmo. Infatti prima ho fatto un giro all'interno e notavo che quest'anno il livello è davvero esageratamente buono. E vi do il benvenuto da parte mia, da parte dell'associazione Energea, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni di attività. E chi un po' ha seguito la storia sa che si è implementata nel tempo l'attività di questa associazione, capitanata dal nostro Felice Lisanti, per il quale vi chiederei un applauso. Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato e passiamo alla premiazione, perché stasera iniziamo ufficialmente con la premiazione di quelli che hanno voluto attivamente partecipare al premio con i propri contributi. Allora, anche quest'anno l'associazione ha promosso il concorso sui fumetti denominato Nuvole di Energeia, che ha visto una notevole partecipazione di giovani autori che nei diversi segni sulla carta hanno toccato diversi temi, dall'amicizia alla storia del nostro recente passato fino alla fantascienza. Al canonico premio rivolto alle bande dessinée si è lanciato un concorso per vignette umoristiche denominato Strisce di Energeia, che aveva per tema rotture. Anche qui, con una notevole partecipazione di giovani artisti da diverse parti della penisola che hanno affrontato l'argomento, sono arrivati contributi variegati e ricchi di spunti di interpretazione. La giuria, che ha avuto questo difficile compito poi di selezionare i finalisti e le menzioni, è stata composta da Guilhermina De Gennaro, artista e curatrice di mostre, Elisabetta Jankovic, artista, scrittrice, vincitrice anche di una edizione del premio Andersen, e da Gianluigi Trevisi, anche lui fedele amico e collaboratore di Energeia, direttore artistico del Festival Time Zone. E loro hanno avuto il compito quindi di valutare tutte le opere pervenute e di designare quelle vincitrici e quelle meritevoli di menzione, qui di seguito riportate. Allora, partiamo con Nuvole di Energeia, le storie a fumetti. Al primo posto ho l'onore, e sono molto contenta, di chiamare qui vicino a me il 26enne Riccardo Manetti. Ciao Riccardo. Buonasera, buonasera. Allora, come nasce per te questa passione e come nasce questa ispirazione? So che è difficile descriverlo, ma dacci solo dei riferimenti generici e spontanei. Ma allora, la passione del fumetto innanzitutto nasce praticamente da quando sono nato. Probabilmente sono nato io con questa passione. Io sin da bambino ho amato sempre disegnare, ma la cosa più importante non è tanto il fatto che mi piaceva disegnare quanto che volevo raccontare disegnando, che sapevo che le immagini potevano raccontare molto di più e quindi mi appassionava poter raccontare delle storie che io pensavo e esporle su carta, perché è molto, cioè, aiuta molto di più e ci ricorda molto di come anche quando vivevamo nelle caverne, no? Noi abbiamo sempre rappresentato la realtà, la storia con le immagini, e quindi questa cosa per me mi ha sempre affascinato. Poi per quanto riguarda invece il progetto che ho portato per questo premio, I ribelli di Vocabulandia, è stata una cosa a cui, diciamo, ho avuto un po' di difficoltà a trovare il tema, perché comunque c'erano tante cose che magari potevo portare, ne avevo messe, insomma, ho ipotizzato un sacco di tematiche, però diciamo che questa è quella che ha vinto di più, perché è una tematica a cui io mi sento vicino e che è anche un po' di attualità, dove ho voluto anche mescolarla un pochino con il tema umoristico, di quale il mio disegno è molto vicino, e quindi infatti i miei personaggi sono tutti disegnati molto in modo umoristico, cartunesco, molto, molto simpatico.
e una di e la tematica che porta è quella della cultura della cancellazione. Infatti si chiama I ribelli di Vocabulandia proprio perché si trova all'interno di un mondo in cui le parole prendono vita e diventano dei personaggi e cercano di opporsi a un regime dove alcuni di loro non possono più vivere perché purtroppo la società in cui viviamo oggi non ci permette di usare alcune parole che purtroppo esistono. Allora, grazie ancora, complimenti, e ricordiamo che la tua opera, I ribelli di Vocabulandia, è visibile all'interno del locale. Grazie mille. Grazie a voi, grazie tantissimo. Allora, ecco qua Felice che ti consegna il tuo omaggio. Scusami, ti ridò il microfono. Per te è la prima volta qui a Matera, vero? Sì, sì, mi è piaciuta tantissimo, ho colto anche l'occasione per visitarla un po' in India. Ieri hai fatto anche il corso con Daniele, hai sì, seguito anche il corso? Sì, sono rimasto molto affascinato dalle sue parole, condividiamo un bel po' di punti, abbiamo parlato un bel po' anche lì di attualità che riguarda il fumetto, che purtroppo è una realtà che oggi purtroppo non consideriamo più di tanto, perché ci sono diverse cose un po' dovute al digitale, un po' dovute a un mondo che purtroppo tende sempre di meno a leggere, soprattutto perché non ci sono più i lettori deboli, almeno quelli che compravano dei libri o dei fumetti perché così capitava un giorno e quindi si interessavano. I famosi collezionisti. Sì, ora infatti sono molto potenziati, molto di più i collezionisti, quindi i lettori forti. Chi leggeva di più in passato oggi legge ancora di più. E quindi diciamo è stato molto interessante, mi è piaciuto molto anche vederlo disegnare, anzi mi ha fatto un po' invidia perché in quel momento non avevo carta e penna. Anche perché non ce la faceva proprio a smettere, ieri sera a cena continuava a disegnare, quindi significa che è proprio una forma espressiva, come parlavamo ieri anche con l'incontro con i nostri ospiti palestinesi, questa esigenza di denunciare anche la società e quello che accade attraverso la scrittura. Loro ne parlavano a proposito del giornalismo, dei romanzi, della poesia, però è logico che anche il fumetto si presenta come una forma vera e propria di espressione e di racconto di quello che accade nella realtà, con quel tocco di diciamo metaforico in più, che poi sappiamo che la metafora è da considerarsi anche un'elevatissima forma di pensiero, diciamo, come professore all'università la più alta, e quindi il fumetto racchiude un po' tutto questo, quindi complimenti a te e continua a disegnare. Grazie, grazie. Bravo. Tantissimo, di sicuro lo farò. Benissimo, grazie mille. Lui arriva da Firenze, quindi comunque ha fatto un bel viaggetto per raggiungerci. Sì, puoi accomodarti. Allora, salutiamo Riccardo e assegniamo ora la menzione ex aequo per i giovani autori, entrambi 17enni. Quindi Lorenzo Cherubini Scarafoni, ciao Lorenzo, di Città di Castello, con il fumetto Lente Insanguinata. E per Gioia Masiero di Sovizzo, con il fumetto Tutto Scorre, però Gioia non c'è. Allora, ecco a te il microfono, raccontaci qualcosa di te. Beh, io ho iniziato a disegnare durante il periodo del Covid e diciamo che all'inizio io prima di quel momento non mi ero mai approcciato al disegno, non mi ero manco mai interessato, e però appunto durante la pandemia è nata questa passione, ho iniziato a coltivarla, ho iniziato sempre più a prenderla sul serio e ho cercato poi piano piano di imparare sempre da autodidatta e da studiare sempre più tecnicamente possibile per arrivare poi a risultati sempre più grandi. Ora diciamo in mente di crescere anche grazie alle piattaforme social e di puntare anche sia sul fumetto ma anche molto sull'illustrazione, e quindi di farmi conoscere da più persone possibile. È nata un po' come una passione, ma poi alla fine è diventato qualcosa di molto grande che non pensavo neanche di poter arrivare. Allora, due cose. Ieri è venuta fuori
questa grande opportunità che tra virgolette ci siamo dati anche durante il Covid, quindi tante forme di arte, tante forme espressive, ne parlava lo scrittore, sono nate proprio durante la pandemia, quindi diciamo la crisi aguzza l'ingegno alcune volte e offre anche delle bellissime opportunità. Io ti volevo chiedere, come hai fatto a sapere del premio? Come hai agganciato questa iniziativa? L'ho saputo grazie alla mia scuola. Infatti una mia prof mi ha dato, diciamo, la locandina, il volantino di questo premio, e mi ha detto se volevo partecipare, quindi ho accettato. Quindi in sostanza, perché la mia prof sapeva che comunque disegnavo, avevo questo forte interesse per il disegno, e mi ha fatto approcciare appunto a questo premio, a questo concorso, che poi ho deciso di partecipare. E sì, strano, anche perché comunque era una scuola, è un liceo alla fine, quindi la mia prof di italiano ha saputo consigliarmi anche in un liceo questo concorso. L'importanza di avere dei buoni prof. Sì. E allora condividerai con lei questa emozione, e anche a te consegniamo questo piccolo omaggio da parte dell'Associazione Energia come ricordo di questa esperienza, e in bocca al lupo. Grazie. Allora, come ho detto, c'era tra le menzioni anche Gioia Masiero di Sovizzo con il fumetto Tutto Scorre, che però non è presente, quindi la salutiamo, ciao, arriviamo sperando che arrivi il nostro saluto via aereo, e comunque le facciamo i nostri complimenti. Passiamo ora alla sezione strisce di Energia, vignette umoristiche. Allora, per quanto riguarda il concorso relativo alle vignette, il vincitore è Maurizio Ramazzina di Voghera con la vignetta dal titolo Pierino. Poi abbiamo anche qui una menzione ex aequo per Francesco Baldo di Anguillara Veneta con la vignetta Che aria tira a puntini puntini San Valentino. Però non abbiamo la possibilità di salutarlo di persona, e per il nostro Lorenzo Dus di Treviso con la vignetta La vita rompe ogni schema. Ciao Lorenzo, ciao. Ci siamo già presentati, però presentati al grande pubblico. Buonasera grande pubblico, di Matera, la splendida Matera. Mi chiamo Lorenzo Dus, ho 57 anni, vengo da Treviso e sono il più vecchio partecipante al concorso. Non lo dire, non sembra, non... E cosa devo dire? Raccontaci un po' di come hai saputo dell'iniziativa, come ti si è accesa questa scintilla. Come l'ho detto ai miei giovani colleghi, tutti i disegnatori nascono disegnatori e fin da piccoli disegnano dove trovano da disegnare, e anch'io come loro ho disegnato da sempre. E dopo varie esperienze, verso i 50 anni, ho ripreso a disegnare a tempo pieno. Ho scritto anche un paio di 9 graphic che ho presentato a 34 case editrici e nessuno mi ha pubblicato. Perciò sono l'autore meno pubblicato d'Italia. Dopodiché ho incominciato a fare delle vignette, e 2 anni fa ho avuto i primi riscontri. Il primo riscontro è stato proprio Energeia, che mi ha pubblicato una vignetta e mi ha dato una menzione, e mi ha portato veramente fortuna, perché da quel momento ho avuto altre menzioni, sono stato pubblicato su altri concorsi, e da 2 anni mi dedico a fare vignette nei vari concorsi italiani, e ho avuto delle soddisfazioni per quel che riguarda le vignette, che sono un ambito un po' più specifico, meno impegnativo dei fumetti, che sono delle storie vere e proprie dove ci vuole un impegno, una narrativa, una profondità anche critica. Però mi dedico a questo e ho avuto la soddisfazione, devo dire, grazie al premio Energeia, che mi premia per la seconda volta. Con questa frase ora Felice si monta la testa, perché lui lo dice sempre: quando vengono ad Energeia poi hanno tutti successo, quindi è un dato di fatto, quindi ti aggiunge al coro delle voci di quelli che hanno avuto successo passando da questo premio. Parliamo di diversi autori, di romanzi, ma anche per... Esatto, quindi abbiamo diversi nomi che
si sono affermati dopo questo trampolino, un trampolino di lancio. E poi ti volevo dire che comunque in un tempo come questo, che privilegia l'immediatezza della comunicazione, probabilmente la vignetta è, diciamo, si adegua a quelle che sono i tempi di fruizione. Può essere anche che sia questo un fattore a vantaggio. Allora, ti ringraziamo tanto per essere qui, per aver ricevuto questa menzione con questo bellissimo lavoro, che è disponibile sempre all'interno del birrificio 79 che ci ospita, e anche per te arriva questo omaggio. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie ancora. Grazie a te. Allora, quindi, come vi dicevo, il birrificio 79, che è la nostra location del cuore, e ospita tutti i lavori che sono pervenuti e che hanno superato, diciamo, la selezione da parte della giuria. Quindi avrete tempo una settimana fino alla conclusione del premio per poterle vedere. E poi diciamo anche, Felice, che saranno disponibili anche nella sezione digitale, nelle antologie digitali, quindi le opere presentate durante questa edizione sono già disponibili nelle antologie digitali presenti sul sito di Energia, quindi ve lo ricordo, www.energia.org. quindi se volete condividerle, visionarle, farle vedere agli amici, eccetera eccetera, o guardare quelle degli altri partecipanti, basta collegarsi al sito dell'associazione e avrete tutto a disposizione. Penso di aver detto tutto. Quindi vi saluto, vi auguro buona serata e buona continuazione in questa bellissima location e nella nostra bellissima città. Grazie a tutti e complimenti ancora ai vincitori e ai menzionati.